Seconda cosa. Continua la campagna contro la sospensione di tre ragazzi dalla Bocconi. Non molliamo. Quei ragazzi vanno liberati. La liberazione dalla Bocconi, dalle follie del gender, dalle follie del politicamente corretto. Una sospensione assurda. Viva la goliardia all'università, viva la possibilità di fare delle battute anche sferzanti, perché si possono fare su tutto tranne che contro la comunità omosessuale o la comunità LGBTQ, eccetera eccetera. Ci saranno questa sera in questa trasmissione delle rivelazioni incredibili, incredibili. E faccio un appello al ministro dell'università o al ministro dell'istruzione, in parte dell'università, per intervenire. So che non hanno i poteri per farlo, ma il ministro dell'università bisogna che si svegli, che si dia una svegliata, che dica a queste università, ancorché private, basta con la censura, basta censura alla Bocconi, libera la Bocconi. Questo dovrebbe essere lo slogan: libera la Bocconi dai burocrati e dalle persone che impongono regolamenti assurdi e che puniscono ingiustamente le persone. Lui ha detto semplicemente ciao ciao, devo andare da Fitto, e se n'è andato. Allora, questo per quanto riguarda la cronaca su di lui. Incredibile. Hai dimenticato, come al solito, una notizia. Qual è della la Bocconi notizia? Sempre dalla parte di, sì, chi ha preso questi provvedimenti, perché non si insultano nessuno ha insultato nessuno. È una vergogna le battute omofobe. Ma nessuna battuta omofoba. Bene, nessuna. Chi apre le università alla diversità, perché l'università è una scuola di diversità. Non è quello il punto. Benissimo. Non è quello il punto. Ma hai dimenticato la notizia? E cos'è? Lo so. Sì, lo la so. La notizia del giorno. Sei dalla parte del... 6 mesi di sospensione per un commento ironico, per lo più sui social. Da ex studente della Bocconi mi vergogno, è finito tutto, è finito il mondo. Ma poi 200 ore di volontariato. Ma se faceva qualcosa di più grave, che facevano? Lo mandavano in galera. È finito tutto. Certo che sei forte, Giuseppe. I trans i bagni non li devono avere. No, è una cosa, è uno spreco di denaro. Invece detenuti in carcere devono avere la stanza dell'amore. Ma vaffanculo, va. I soldi per quello si devono spendere. Ma vai a fare in culo, davvero. Sono due cose molto diverse. Io da tempo sono a favore delle stanze dell'amore in carcere. Una volta ho litigato anche con Gratteri. Ho litigato da Costanzo con Gratteri, che è il contrario. Gratteri è una bravissima persona, una persona degnissima, bravo, perché, cioè, è un grande magistrato, però si può anche non essere d'accordo con Gratteri. Io ho avuto uno scontro, tra virgolette, uno scontro civile con Gratteri al Costanzo Show, in cui ha detto: sono soldi sprecati, sprechiamo un sacco di soldi per creare, poi non saranno mai create perché l'Italia è l'Italia, queste stanze dell'amore in galera. Io sono invece a favore. Come sapete, io sono per pene detentive anche molto più dure di quelle che vengono combinate in Italia. Comunque mi scrivono un messaggio molto netto che dimostrano, appunto, che hanno capito da che parte stai. La morte di Navalny per cause naturali, tesi ovviamente a un dittatore. Di quali altre prove hai bisogno? Siamo caldissimi su questo e su altro. Carlo, provincia di Roma, vai. Ma vai. Quali caldissimi? No, tu lo sapete tutto. Una delle frasi con cui è stato, per la quale è stato punito alla Bocconi uno studente? Una delle frasi, c'è uno dei tre, è stato punito 6 mesi di sospensione, convertiti in 3 mesi e 200 ore di riabilitazione, come Berlusconi a Cesano Boscone, come se fosse stato condannato per evasione fiscale o quello che era. Li userò i bagni, ma non per andare in bagno. Questa è stata una delle frasi, l'unica frase pronunciata da un tizio, per essere, e ha preso 6 mesi trasformati in 3 mesi e 200 ore. Questa è la polizia politica della Bocconi. Andiamo avanti. Chi c'è? Ma Carlo, provincia di Roma. Come no? Si tratta di un atto di polizia politica. Un atto di polizia, di polizia del pensiero. Non usare l'episodio della Bocconi, Carlo, perché stai preparando il tuo spettacolo. Perché Carlo, ho avuto tutto su quello tutto, che farai. Cazzo, l'ho detto io, l'ho detto. Carlo, provincia di Roma. Forza, so dimmi. Tutto. Dimmi. Non puoi nasconderlo. Carlo, pronto? Dimmi. Dimmi. Sono Carlo da Roma. Allora, intanto sì, mi accodo al... Allora, Crucio, ma quale terzo bagno e terzo bagno? Questi hanno semplicemente attaccato l'etichetta gender neutral ai bagni dei disabili. La cosa è ancora più grave. Da ex bocconiano, veramente non ho parole per tutta questa situazione. Veramente non ho parole. Io avrei una domanda da porre a Cruciani, perché io sono sconcertato quanto te, fratello mio, dal fatto che esistano i bagni gender fluid. Cosa cazzo significano? Ma ora porrei una domanda.
nei bagni gender fluid si usa la carta igienica o il cartone igienico? Perché credo che anche questo diventi oggetto di discussione per quei malati di mente che hanno pensato di spendere i soldi delle tasse in questo. È Caruso. Povero imbecille. Alfredo da Milano, ciao, forza. Crucio, ma Alfredo. Certo che se fai chiamare Parenzo, ma è ovvio che gli buttano giù. Cioè, anche chi non butta giù la linea a Parenzo? No, chiama quella era l'ambasciata russa, russa. Ma era chiunque non risponde, anche buttare giù. Allora, ascolta, è vergognoso come hai definito tu questa cosa della polizia politica della Bocconi. Ti dico, è una polizia politica, è una polizia del pensiero. La polizia del pensiero, estrapolare. Per iniziativa di un signore, ti voglio ricordare, caro Alfredo, che chi ha promosso l'iniziativa che poi ha portato alla punizione di questi tre ragazzi della Bocconi è un signore che si chiama Appignanesi, il quale ti leggerò dopo dei simpaticissimi commenti che ha fatto in occasione della morte di Berlusconi. Io non voglio che sia punito per questo, libertà anche di avere odio nei confronti di Berlusconi o di avere odio chi è morto. Ti ricordi il Titan, no? Ti ricordi il Titan quando morirono quelli là sotto? Ebbene, questo signore qui che ha promosso, che è una persona in transizione, che ha promosso l'iniziativa per fare questo terzo bagno, che poi non mi risulta nemmeno essere il terzo bagno, mi risulta essere, ma su questo devo avere conferma, mi risulta essere il bagno dei disabili, il bagno dei disabili dove è stata applicata sopra anche la targhetta per i no gender. Dunque insieme disabili e no gender, cosa incredibile, e dunque togliendo spazio ai disabili, ma su questo mi accerterò in maniera definitiva, ma comunque sembra che sia così. Ma perché anziché fare inchieste su questo, perché non concentri le tue energie sull'ambasciata russa? Aspetta. Alfredo da Milano, ti voglio dire un'altra cosa. Questo signore che ha promosso, per carità, l'iniziativa da cui poi è arrivata la punizione, e ti ricordo anche la frase, una delle frasi sotto accusa, sai qual è? La gravissima: li userò i bagni no gender per il terzo sesso, ma non per andare in bagno. Punito con 6 mesi, trasformati in 3 mesi e 200 ore di riabilitazione presso la mensa dei poveri, che va benissimo, però uno non può essere costretto come se fosse un condannato qualunque. Allora, questo signore qua, una volta, rispondendo a un signore che diceva, sai, tra le cose che sono successe essere nel 2023 più straordinarie, più belle, la morte di Berlusconi, e quello aggiunto e perché vogliamo parlare della morte del Titan, della distruzione del Titan, che è quella specie di capsula che è esplosa, cioè contento per la morte di Berlusconi e per la morte di questi. Questo è il buonista, inclusivista, esponente della comunità LGBTQ, precisino nel linguaggio, che poi successivamente si è voluto inchiappettare questi ragazzi, colpevoli di aver ironizzato sul terzo bagno. A questo punto siamo, ma io non voglio che sia punito né lui né questi. Questa è la differenza tra me e loro. Capisci o no? Che vuoi, Alfredo? Dimmi. Volevo dirti, visto che si dimostrano così inclusivisti, allora includiamo tutti i gusti sessuali, visto che questo vogliono fare. Allora io sono un esibizionista, mi piace pisciare all'aperto, mi devono aprire. Ma quella è semplicemente maleducazione, lasciare fare la pipì lasciando aperto è maleducazione, no? Non è maleducazione, se devono soddisfare tutti i gusti sessuali e gli orientamenti. Ma quali tutti i gusti? Quello è semplicemente idiozia, fare la pipì con la porta aperta. E io voglio un bagno fuori dalla Bocconi. Però la provocazione ci sta, ciao. Allora è con noi Alessandro Morelli, Lega Nord.